Oggi preparo con voi degli spaghetti al tonno col condimento tutto a crudo. Li avete mai provati? Fateli con me, sono deliziosi. Iniziamo! E allora, questa è una ricetta velocissima. Gli ingredienti sono abbastanza, ma si fa tutto velocemente. L'acqua sta per arrivare a bollore, quindi iniziamo a pulire uno spicchietto d'aglio. Mi raccomando, piccolino, altrimenti la pasta avrà soltanto il sapore dell'aglio. Se volete, poi dividetela a metà e togliete l'anima. Ecco qua. Se lo rendiamo più digeribile. E mettiamo nel bicchiere del mini pimer. Ora aggiungiamo un po' di prezzemolo. Poi mettiamo qualche acciughina, anzi facciamo così, spezzettiamole un po' prima. Mettiamo anche un po' dell'olio oletto, visto che ci sta. Poi mettiamo i capperi, quelli sotto sale, che però ho sciacquato stavolta, per non far diventare il tutto troppo salato. Dopodiché mettiamo l'olio extravergine, questo deve essere abbondante. Poi mettiamo un po' di peperoncino, non tantissimo, dipende dai gusti. Per me va bene così. Ricordate che stiamo per frullare tutto, quindi non esagerate. Ora mettiamo un po' di succo di limone, filtrandolo sempre con un colino così da raccogliere eventuali semini. Il sale non lo mettiamo, ci mancherebbe pure il sale. In compenso però ci mettiamo giusto un pochettino, ma pochissimo, di tonno. Aggiungiamo un goccio d'acqua bollente e frulliamo tutto. Ecco qua. Ora questo lo andiamo a sciacquare nell'acqua per la pasta, che non so se sentite, ma bolle, bolle bene bene, quindi mettiamo un po' di sale, sciacquiamo il mini pimer e mettiamo a cuocere gli spaghetti. Ora, mentre gli spaghetti cuociono, ci tritiamo un po' di prezzemolo da aggiungere alla fine nei piatti e poi facciamo un azzardo. Ora vi spiego il perché dell'azzardo, cioè io, ma eventualmente voi a casa non lo fate, ci vado a mettere un po' di cipollina cruda, quindi la faccio piccola piccola. Benissimo, ora la mettiamo subito nel contenitore, in cui fra qualche istante andremo a mettere la pasta. Pasta bella al dente, la mettiamo calda calda sulle cipolle, mescoliamo. Se volete la pasta toglietela anche 30 secondi, un minuto prima della fine della cottura. Poi versiamo il condimento. Mescoliamo. Aggiungiamo un po' d'acqua di cottura, giusto per pulire il bicchiere del mini pimer. Continuiamo a mescolare. Già così viene su un profumino veramente eccezionale. Vedete com'è bella cremosa? E per finire ci andiamo a mettere il tonno. Messo tutto, mescoliamo e andiamo ad impiattare. Eccola qui, manca soltanto un po' di buccia di limone sopra. E allora vediamo un po', sacrifichiamoci anche oggi. D'istinto mi viene sempre di soffiare. Mamma mia, fate questa bontà
è deliziosa. E fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.